Vedrebbe l'invio tramite WhatsApp di radiografie e risonanze magnetiche dei pazienti per effettuare consulti medici rapidi. Il caso è stato segnalato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Giulia Gibertoni, che ha presentato un'interrogazione in regione in cui sollecita l'Assemblea a richiamare l'azienda USL di Modena al fine di evitare questa pratica. Sembra infatti che tramite svariate segnalazioni nell'ospedale di Carpi alcuni membri del personale sanitario, quando sono in reperibilità per valutare l'opportunità o meno del rientro in servizio, richiedono tramite WhatsApp l'invio di radiografie e risonanze magnetiche, una pratica anomala che, secondo la consigliera pentastellata, viola la privacy dei pazienti e presenta criticità dal punto di vista della scarsa attendibilità delle diagnosi. Allo stesso tempo c'è una questione di mezzo, la bassa qualità di immagini che si mandano tramite uno smartphone e nello stesso tempo mezzi che sono non certo di proprietà dell'ASL ma di proprietà private, quindi un passaggio da un mezzo come uno smartphone che fa molto pensare al fai da te, questo non è accettabile. Il radiologo come l'anestesista sono figure professionali su cui assolutamente ci deve essere la loro presenza, ci deve essere la loro consulenza, la loro diagnosi, non sono sovrapponibili con altre figure, quindi un medico di pronto soccorso a sua volta non può leggere una lastra come invece è il dovere di un radiologo. Un tecnico di radiologia pur presente potrà fare la lastra, ma è il radiologo che deve dirgli ovviamente che la deve fare. Allora anche l'assenza del radiologo impedisce magari la possibilità di valutare ancora meglio, in modo più accurato, se è necessaria l'esposizione, la radioesposizione. Giulia Gibertoni sollecita pertanto l'azienda USL Regione a dotare i sistemi di emergenza urgenza di dispositivi di telerefertazione di ultima generazione che permettano la produzione e la trasmissione di immagini di qualità, garantendo così al paziente la totale sicurezza sia per quanto riguarda l'aspetto clinico che la protezione della loro privacy.